Una nocerina da urlo in una partita perfetta viene fermata solo dall'arbitro e dalla traversa nella gara valevole per la penultima giornata del girone di andata contro il Latina, girone G di Serie D. La gara, combattutissima, termina con il risultato finale di 1-1. La nocerina conferma ancora una volta Bolzone tra i pali, ritrova Capitan Santiago Morero in mezzo alla difesa insieme ad Impagliazzo e Donida, schiera Manoni, Cuomo, Donnarumma, Vecchione e Caceres a centrocampo in attacco di Akite e De Iulis, sacrificando quindi Dammacco. Il Latina deve fare almeno invece di Rienzo e di Tortolano e si affida quindi a Sarrizu, Giorgini ed Esposito a guidare l'attacco dei pontini. Ma passiamo alle immagini della gara col nostro contributo filmato. Gara subito combattuta e al decimo minuto ci provano i padroni di casa per primi. Corsetti la mette al centro per Alessandro, il quale colpisce di testa. La palla però termina di poco a lato. Al quattordicesimo è ancora il Latina a pungere in attacco. Cross dalla sinistra di Sarrizu che si alza a campanile e diventa insidioso per Bolzone, il quale però riesce a bloccare la palla. Al quindicesimo si fa vedere la nocerina in avanti con Manoni che dalla sinistra cerca la giocata spettacolare. La palla però termina ampiamente a lato. Al diciottesimo corner per i Molossi, battuto da Manoni che la indirizza per Impagliazzo, il quale svetta di testa ma non riesce ad indirizzare la palla bene verso la porta. Dopo una serie di occasioni prima della mezz'ora, allo scoccare del trentesimo minuto, il Latina trova il vantaggio. Punizione di Corsetti, battuta al centro, colpo di testa di Esposito che la mette alle spalle di Bolzone. 1-0 per i nerazzurri. La nocerina non ci sta e al 34esimo si riversa subito in avanti. Cross dalla destra di Vecchione, che la mette al centro per Caceres, quale però non colpisce bene di testa e la palla viene sprecata. La nocerina spinge in maniera forsennata e al 43esimo, poco prima del duplice fischio e del tè caldo, riesce a trovare l'isperato pareggio. Punizione per i Molossi, Manoni la mette al centro dove c'è Impagliazzo che la spizza di testa e la mette alle spalle di Alonzi, facendo 1-1 per la nocerina. Grazie al replay montato da Giuseppe Davino, vediamo la prima rete in campionato per il difensore ischitano ex Picerno. Nulla più da segnalare dopo il gol dell'1-1, l'arbitro, seppur concedendo un minuto di recupero, al 46esimo fischia due volte, senza che ci siano altre azioni pericolose da una parte e dall'altra. Gara combattutissima in questo primo tempo tra Molossi e Pontini. Nei secondi 45 minuti i Pontini provano subito a riportarsi in avanti e al 48esimo ci prova Corsetti con un traversone insidiosissimo che diventa un tiro diretto in porta. Bolzone però smanaccia e mette in calcio d'angolo. Passano 3 minuti, la nocerina reclama vistosamente per un calcio di rigore su Diakité. L'arbitro però lascia correre. La nocerina prende in mano il pallino del gioco e al 65esimo trova anche il gol. Dammacco serve palla a Diakité che la mette alle spalle di Alonzi. Gol che però viene annullato per sospetto fuorigioco da parte di Diakité. I Molossi recriminano vistosamente. La nocerina si rende ancora pericolosa e dopo 4 minuti ci prova Caceres che come un motorino scappa sulla sua fascia di competenza e la mette al centro, dove Alonzi, in difficoltà, deve respingerla con i pugni. Al 79esimo il Latina recrimina per un calcio di rigore. Calabrese, finito a terra nell'area di rigore, però viene ammonito dall'arbitro per simulazione. La nocerina all'80esimo però perde il suo gioiellino Caceres, che si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Foyth. Dopo il 90esimo la gara diventa incandescente. L'arbitro concede 5 minuti di recupero. La nocerina e Latina si riversano in avanti ad ogni occasione. Al 95esimo i Molossi potrebbero portarsi in vantaggio e fare colpo pieno. Dammacco però viene fermato dalla traversa ad Alonzi battuto. Dopo un minuto supplementare aggiunto al recupero, la gara termina. La nocerina esce con un punto dal francione di Latina. Prossimo turno contro la Vissar Terna per i Molossi, che chiuderà quindi il girone d'andata, mentre con l'insieme Formia giocheranno i nerazzurri del Latina.